grazie a Adriano Serafini, Teleradio Stereo e Teleroma 56 innanzitutto. Senti, post partita di Roma-Milan 2-0, l'ennesima grande vittoria giallorossa e un ennesimo successo che porta a un punto fantastico per la squadra di Rudy Garcia, 85 punti, un nuovo record. C'è un piccolo rimpianto non poter puntare al tricolore? Beh, rimpianto c'è assolutamente, perché i numeri parlano da soli, sono chiari. Questo record ormai ce l'aspettavamo, stava nell'aria, se lo aspettava Rudy Garcia. Non avevo dubbi che il tecnico francese volesse continuare questa cavalcata straordinaria, e probabilmente lo farà anche in queste tre ultime partite che mancano. È bello vedere questa Roma, perché lo squilibrio tecnico con squadre anche di livello come il Milan, probabilmente non quest'anno, è così ampio, è così importante che anche entrando in campo con un pochino più di tranquillità, come è successo stasera, poi alla fine tre punti li porta sempre a casa la squadra di Garcia, e credo che questo sia un merito straordinario. Probabilmente la Roma è sfortunata soltanto a prendere degli avversari a volte più bravi, più fortunati in certe occasioni e sempre nelle stagioni migliori. Questo è sicuramente un rimpianto che Garcia proverà a togliersi la prossima stagione. Senti, una cosa importante è l'intercambiabilità di una squadra, e comunque ha perso Strootman ma ha trovato un grande Nainggolan a centrocampo, in difesa ha perso Benatia ma ha trovato Toloi che si è dimostrato all'altezza della situazione, e anche è stato bravo il mister Rudy Garcia a poter sfruttare appieno i suoi uomini, oltre ad aver ricaricato quelli che erano nella passata stagione, era avuto un grandissimo Gervinho e tutta una rosa venuta all'altezza. Un merito straordinario di Garcia è quello di far sentire, non so, 16-18 giocatori come tutti i titolari. Nainggolan credo che abbia avuto l'impatto maggiore in questa squadra, perché a Genoa ha cambiato totalmente il centrocampo della Roma. È chiaro che poi c'è stato l'infortunio di Strootman, ma non sottovalutare neanche quando è entrato in campo Taddei, che ha avuto una forza mentale anche psicologica, lui da grande professionista, per non far sentire lo squilibrio con un calciatore come Strootman, con lo stesso Nainggolan, con De Rossi, con questo Pjanic che abbiamo visto questa sera. È un merito fondamentale questo di Rudy Garcia, perché quando poi una squadra funziona tutte le rotelle si muovono nella giusta posizione, con il giusto meccanismo, e credo che questo sia stato veramente la forza in più della squadra di quest'anno. 85 punti in classifica parlano da soli. Adri, una curiosità, se tu fossi Walter Sabatini, dove andresti a correggere le eventuali pecche della squadra giallorossa? Qualcosa che cercheresti di migliorare per la stagione 2014-2015? Ogni squadra è migliorabile, quindi lo è anche la Roma. Nonostante tutto si può migliorare, secondo me, in tutte le porzioni del campo, perché l'anno prossimo con la doppia competizione con la Champions League, anche se il centrocampo della Roma probabilmente è il migliore di questo campionato, ti servono più pedine, perché poi nell'arco di una stagione ti accorgi come un infortunio, una squalifica, ti può cambiare le partite magari proprio nel momento più delicato del campionato o dell'anno prossimo in Champions League. Quindi farei comunque qualche mossa a centrocampo cercando di mantenere lo stesso livello. Credo che la Roma stia cercando anche un altro centrale di difesa, vediamo cosa si farà di Toloi. Io penso che a 5,5 milioni non lo riscuoterà mai Walter Sabatini, però questi sono discorsi poi successivi. Sicuramente un esterno di sinistra, vedremo quello che succederà a destra, e chiaramente anche un attaccante, probabilmente esterno, non una prima punta, però abbiamo detto praticamente tutti i settori del campo, quindi tutte le squadre del mondo sono migliorabili, non vedo perché non debba essere la Roma, soprattutto l'anno prossimo. Adri, grazie mille, grazie, grazie, ci diamo appuntamento.